Stai viaggiando lungo la costa del Nord Atlantico. Sei nella tua Jeep e stai attraversando le giungle e le pianure, scattando foto di animali selvatici per il tuo blog. Poi ti imbatti in un luogo che non è segnato su alcuna mappa. È una baia con un mare azzurro. Nessun umano ha mai messo piede qui. Vedi un'enorme impronta di una creatura sconosciuta sulla spiaggia. La dimensione dell'impronta è più della metà del tuo veicolo. All'improvviso, fuori dalla foresta che confina con la spiaggia, senti un boato assordante. Le palme si spezzano, poi vedi un mostro sconosciuto uscire dalla giungla. Per capire di cosa si tratta, torniamo indietro nel tempo. Centinaia di milioni di anni fa, poco prima che l'enorme meteorite colpisse la Terra, un gruppo di tirannosauri migrò verso la costa del Nord Atlantico. Arrivarono a un'enorme baia di fronte all'oceano e per molto tempo, grazie alla protezione naturale di questo luogo, sono rimasti protetti dai disastri naturali che si sono verificati sulla Terra. La caduta di un meteorite, l'era glaciale e i terremoti non hanno infastidito i T-Rex. Ma non erano gli unici a vivere in questo posto. Anche un gruppo di megalodonti è arrivato nella baia. Le creature più feroci dell'oceano e della terra furono costrette a convivere. Per milioni di anni, questi mostri si sono mescolati in un enorme calderone chiamato evoluzione e si è formata una nuova creatura dal potere distruttivo. La nuova bestia ibrida ha preso il meglio da entrambi. Tyrannosaurus Rex. Con una lunghezza di 12 metri e con un peso di circa 9 tonnellate, è grande all'incirca come uno scuolabus. Il re dei dinosauri aveva i muscoli del collo spessi e forti, che potevano contenere un grande cranio, e una forte mascella con 60 denti aguzzi, e la spessa coda del T-Rex lo aiutava a bilanciarsi. La forza del morso era pari a 5.800 kg, che è come se un elefante adulto ti si sedesse addosso. Abbastanza forte, ma nulla in confronto alla forza e alle dimensioni del megalodonte. Questo squalo arrivava fino a 15 metri di lunghezza, poco meno di un vagone della metropolitana, e pesava 75 tonnellate, più di un carro armato. È quasi 8 volte più pesante di un T-Rex. Le mascelle del megalodonte contenevano 300 denti aguzzi, ciascuno delle dimensioni del palmo della mano di un uomo adulto, e la forza del suo morso era 6 volte maggiore di quella del T-Rex. E in questo luogo queste due bestie sono diventate una. Ha preso la forte mascella dal megalodonte, con 360 denti, e l'enorme teschio dal tirannosauro. Il mostro ibrido si muove su due zampe, ma ha pinne sul dorso e sulla punta della coda e dita palmate. La lunghezza dalla coda al cranio è di 21 metri e pesa circa 90 tonnellate. È la creatura più grande dell'intera storia del pianeta, dopo la balenottera azzurra. Dal momento che è sopravvissuto ad ogni disastro naturale e non ha rivali nella catena alimentare, è sopravvissuto fino ad oggi. Ed ecco il megalodonte Rex, o tirannodonte se preferisci. Il suo ruggito ti assorda e sta venendo da te. Ogni passo sembra un piccolo terremoto. Premi il pedale dell'acceleratore, ma l'auto non parte. Le ruote sono bloccate nella sabbia. Non hai altra scelta. Lasci l'auto e dal bagagliaio prendi un gommone gonfiabile con un piccolo motore. Improvvisamente, il tirannodonte afferra la Jeep con le sue fauci e la schiaccia come una scatola di cartone. La pressione applicata alla Jeep è paragonabile al peso di 6 elefanti adulti. Il mostro la mastica come se fosse una gomma. Puoi sentire i suoi denti affilati che tagliano il metallo e la gomma delle ruote. Poi il dinosauro sputa l'auto. Nel frattempo, tu corri verso l'acqua. Accendi il motore e sali sul gommone, dirigendoti il più lontano possibile. Il dinosauro ti corre dietro e salta nell'acqua. Nuota come uno squalo. Puoi vedere una pinna che spunta dall'acqua, grande quanto una piccola barca a vela. Per fortuna, non ti raggiunge. La velocità del megalodonte è di circa 16 km orari. Ma questa bestia è due volte più lenta, perché le sue zampe posteriori sono enormi. I piedi palmati lo aiutano, ma è comunque troppo pesante. La sua conformazione fisica non gli permette di accelerare di molto. 12 km orari è il suo massimo. Vedi che la pinna si sta allontanando sempre di più, ma il motore inizia a vibrare. Ti viene in mente che non hai fatto il pieno, quindi tra pochi minuti il dinosauro ti raggiungerà.
non riesce a vederti perché ti sei allontanato molto, ma lo squalo che è in lui ha un grande senso dell'olfatto nell'acqua. Non sarai in grado di sfuggire al suo naso. Giri il gommone e ti dirigi verso la riva. In lontananza vedi la pinna triangolare nell'acqua. Devi stargli alla larga se non vuoi essere catturato, ma non hai abbastanza benzina. Il motore si spegne. Inizi a remare, ma ora ti stai muovendo troppo lentamente. Il mostro ti sta inevitabilmente raggiungendo. Un enorme dinosauro emerge dall'acqua e poi si immerge, creando un'onda enorme e lanciandoti a riva insieme alla barca. Il mostro esce dall'acqua e ti corre dietro, ma tu puoi ancora salvarti perché la velocità del tirannodonte è di circa 16 km orari, che è leggermente inferiore alla velocità del T-Rex. Corri e trovi facilmente un riparo, ma ti rendi conto in tempo che è una pessima tattica, dal momento che il T-Rex ha i recettori dell'olfatto ben sviluppati e può fiutarti come un gatto. Devi solo riuscire a scappare il più lontano possibile. Senti il ruggito assordante del megalodonte Rex dietro di te. Gli alberi si spezzano, la terra trema, ma poi tutto tranquillo. Il cuore del tirannodonte fa molta fatica a pompare il sangue attraverso il corpo dell'enorme dinosauro. Quando corre, il cuore lavora ancora più intensamente. A causa dell'affaticamento, il dinosauro ha poca resistenza ed esaurisce rapidamente la sua energia. Forse seduto per terra a riprendere fiato. Stanco, ti fermi anche tu. Non senti più i suoi passi. Il T-Rex non era in grado di cacciare piccoli dinosauri, poiché riuscivano a fuggire rapidamente ed erano in grado di sentirlo da molto lontano. Solo i grandi erbivori, lenti come lui, potevano diventare un suo pasto. Ora però siamo nel XXI secolo e i dinosauri sono estinti. Allora cosa mangia? In questo momento senti gli alberi che scricchiolano a pochi metri da te. Attraverso i cespugli e le foglie vedi una grande piastra triangolare. Ti sposti di lato e ti rendi conto che è uno stegosauro. Sembra che qui il periodo giurassico esista ancora. Il dinosauro, delle dimensioni di un autobus, sta mangiando tranquillamente dell'erba mentre fa rumore. Senti anche i passi pesanti del tirannodonte affamato. Lo stegosauro percepisce il nemico. Si mette in posizione di attacco. Il tirannodonte si avvicina. Corri di nuovo in un posto sicuro e guardi il combattimento. Il tirannodonte esce dalla giungla, ringhia, apre la mascella massiccia e attacca l'erbivoro. Lo stegosauro colpisce subito il nemico con la sua coda uncinata. Il tirannodonte cade. Gli alberi si frantumano e il terreno trema sotto l'enorme mostro. Questo si alza e corre furiosamente verso l'avversario. Tu decidi di approfittarne e scappare via. Giungi alla riva, salti sul gommone e remi il più lontano possibile. Senti ancora i ruggiti dei due dinosauri venire dalla giungla. Decidi di navigare lungo la baia per raggiungere una spiaggia civilizzata. Mentre sei in acqua, ti accorgi che è diventato tutto silenzioso. Troppo. Delle onde appaiono in superficie, ma non c'è vento. L'acqua ribolle e senti un terribile ronzio dalle profondità dell'oceano. Attraverso la superficie dell'acqua vedi diversi tentacoli. Sono enormi e dappertutto. Deve essere un calamaro enorme o addirittura il Kraken. Ma poi vedi che la testa di questo mostro è quella di uno squalo. Ora non hai modo di scappare perché il Krakenodonte è emerso dall'acqua. Ma questa è un'altra storia.